End, L'Inferno Fuori, è stato un esperimento e una sfida con Cristiano Ciccotti, che è l'altro sceneggiatore. Volevamo raccontare l'Apocalisse dal punto di vista di un poveraccio chiuso dentro l'ascensore. Ragionando insieme abbiamo capito che il modo più immediato per raccontare la fine del mondo era quello dello zombie movie, quindi abbiamo usato lo zombie, ma in questo caso sono infetti, ma chiamiamoli zombie per semplificare, come pretesto per dare un forte conflitto ad un protagonista chiuso in una situazione soffocante, ma in un contesto molto più grande di lui. Chiaramente un film di genere in cui appunto volevamo raccontare l'esplosione di una situazione così catastrofica in cui il protagonista si sentisse fondamentalmente da solo. Quello che abbiamo voluto da questo film è stato soprattutto raccontare il lato psicologico del personaggio. Il protagonista del film, Claudio Verona, è interpretato da Alessandro Roja, che dopo aver letto la sceneggiatura se ne è innamorato e penso abbia apprezzato molto la compattezza, della storia. Lavorare con Alessandro Roja è stato estremamente interessante, perché lui mi ha dato la possibilità di girare di seguito 5, 6, 7, 8, addirittura 10, 11 pagine, senza mai fermarsi. E questo sicuramente aiuta a preservare la naturalezza dell'interpretazione e a portare in scena delle reazioni naturali che si avrebbero davanti a qualcosa di così spaventoso come un'aggressione da parte degli zombie. È stato molto affascinante girare un film di questo tipo, un horror di questo tipo in un'unica ambientazione. Affascinante e anche secondo me molto originale, perché in questo modo abbiamo potuto puntare molto oltre sulla recitazione, ma anche sul vero stato d'animo, sulle vere emozioni dei personaggi che alla fine sono costretti a puntare tutto sulla sopravvivenza e ad avere questo rapporto fra di loro forzato. Questo è uno, forse è il cuore principale del set, uno dei, diciamo, è il luogo dove si svolge la parte centrale, la parte più importante del film. È un ascensore, io ho passato le ultime quasi 5 settimane qua dentro, quindi lo conosco molto bene. E come vedete in fondo stanno lavorando alle luci. Claudio Verona all'inizio del film è un personaggio cinico, odioso, che ha tutto e ha sempre il controllo della situazione. Quello che ci divertiva raccontare era il suo lato psicologico nel momento in cui tutto questo viene a cadere. Lui si ritrova in una situazione di isolamento, di prigionia quasi forzata all'interno di questo ascensore e in quella situazione, con gli infetti fuori che vogliono entrare per massacrarlo, lui capisce che fondamentalmente in mano non ha mai avuto nulla e questo gli servirà. Ovviamente durante il corso della storia, durante la sua evoluzione, a riappropriarsi un po' del suo lato veramente umano che in qualche modo aveva dimenticato. Quando abbiamo scritto il film, quello che abbiamo fatto è stato cercare di mantenere altissima la concentrazione, la suspense e cercare fondamentalmente in ogni scena di dare al film un ritmo altissimo, cercando di immaginare situazioni che via via diventassero sempre più estreme da un momento all'altro. I produttori Manetti Bros e Carlo Macchitella hanno capito subito lo spirito del film. È uno di quei film in un'unica location, ma proprio per questo che deve mantenere un ritmo molto movimentato fino alla fine, altrimenti il film fallisce. E da subito abbiamo capito che un film così si poteva realizzare solo in un set completamente ricostruito. Quindi il piano del palazzo e l'ascensore sono stati completamente ricostruiti dal reparto di scenografia, che comunque ha compiuto un vero e proprio miracolo, perché in poche settimane hanno ricostruito dal nulla un piano di un palazzo, capitanati dalla bravissima Noemi Marchica, che ha progettato completamente la location. Una delle cose che ho apprezzato di più sul set è stato il grande lavoro della scenografia, perché hanno creato un piano di un edificio con tutto l'ascensore e sono riusciti a renderlo estremamente più figo rispetto a quello che avevamo immaginato noi in scrittura. Abbiamo puntato molto a raccontare lo stato d'animo di questi due personaggi e questo, diciamo, ci ha aiutato a far emergere il lato psicologico di Marcello, interpretato da me, e di Claudio, interpretato da Alessandro Roja.
dal momento in cui appare il mio personaggio nel film, Marcello, il film, diciamo, prende una piega un po' diversa, perché forse per la prima volta si vede un barlume di speranza per Claudio, che è chiuso lì dentro e sta lottando per la sopravvivenza contro questi esseri infetti. E appunto Marcello, il mio personaggio, lo assiste, lo aiuta, lo rassicura, ma anche lui comunque è intrappolato in questo incubo e, essendo lui la figura del salvatore, in realtà non sa bene come uscirne. Altro elemento fondamentale del film è il trucco, il make-up degli zombie. Insieme a Leonardo Cruciano di Machinarium abbiamo ragionato insieme, abbiamo capito che potevamo mettere in scena delle vere malattie cutanee, quindi ci siamo documentati, abbiamo messo insieme varie patologie della pelle e esagerandole abbiamo creato questo make-up spaventoso. I truccatori sul set sono stati molto in gamba, perché si trovavano a truccare dai 5 ai 10 zombie alla volta insieme e dovevano mantenere un ritmo molto elevato per non perdere troppo tempo prima delle riprese. Daniele mi parlò di questo film circa 10 anni fa, era un film che volevamo girare fra di noi con una telecamera, due luci e un microfono, poi ecco, lo abbiamo fatto finalmente con una vera troupe, con dei veri produttori, con i Manetti Bros, con il quale io veramente, per me è stato un sogno aver lavorato con loro. E con Daniele ormai basta uno sguardo, basta veramente uno scrocchio di dita, io già so quello che vuole, e lui è veramente preciso, sa esattamente quello che deve girare, non si perde mai tempo, una troupe fantastica, e anche con Alessandro Roia mi sono trovato alla grande. Sento di dover citare anche il lavoro compiuto dal reparto audio, che ha compiuto un lavoro immenso. Il film è ambientato tutto dentro un ascensore, quindi molte cose noi nel film le sentiamo, non le vediamo. Appunto il reparto audio è stato in grado di ricreare da zero delle sensazioni e delle atmosfere che vengono percepite durante la visione del film, ma che non possiamo vedere perché sono fuori scena, e questo era estremamente importante per un film del genere. Ok, azione!